Nel giorno dell'Epifania torna dopo la sosta il campionato di Serie D, che vede di fronte allo stadio Bruno Abbatini di Genzano Cinzia, Alba Longa e Castelnuovo. I laziali, in ripresa dopo un avvio non avvincente, cercano la risalita in classifica e si schierano in campo con il 3-4-3 con l'ex Lanciano Rosani al centro della difesa. A centrocampo Di Cairano a far coppia con il belga Van Rasbeck, in avanti Cardella con Oggiano e Spano. Il Castelnuovo si schiera in formazione tipo con la sola defezione di Olivi, al suo posto c'è il senegalese Sec. A centrocampo Croce e Loviso, in avanti ci sono Di Ruoco, Emili ed Egidio, dietro l'unica punta Fagioli. A dirigere la contesa Rispoli di Locri. Gara dai ritmi subito alti con i padroni di casa pericolosi al quinto con il centravanti Cardella, che in aria lasciato libero sbaglia completamente il colpo di testa. Il Castelnuovo gioca senza paura e ci prova all'undicesimo con Egidio sulla destra, ma il numero 7, dopo aver saltato un avversario, sbaglia il passaggio decisivo verso Emili, che avrebbe potuto mettere in rete a porta vuota. Si fa preferire ancora il Castelnuovo, che al quarto d'ora si conquista un calcio di punizione da posizione pericolosa, alla battuta lo specialista Loviso, che centra in pieno la traversa con Santilli immobile. Alla mezz'ora un'occasione per parte per passare in vantaggio, prima il Castelnuovo a provarci dopo una ripartenza veloce con Di Ruocco, che va in azione solitaria, ma il suo tiro è centrale per fermare la formazione di casa. La risposta del Cinzia arriva da un'azione d'angolo con Cardella, che sale in cielo ma non inquadra lo specchio della porta. Questa resta l'unica azione pericolosa del primo tempo dei laziali, che subiscono la reattività sulle seconde palle della formazione abruzzese, come al 35esimo, quando Loviso raccoglie un pallone vagante al limite dell'area, ma la sua conclusione è presa dal portiere. Ma sul finire di prima frazione la supremazia del Castelnuovo viene premiata. Recupero palle in mezzo al campo con Fagioli, che allarga per Egidio, che si aggiusta il pallone e fulmina con un diagonale preciso all'estremo di casa Santilli. Ad inizio ripresa subito un cambio tra le file della Cinzia, Alba Longa con Carrullo dentro al posto di Santoni, con i laziali che tornano a 4 in difesa. Al sesto minuto la squadra di casa trova subito la rete del pari, errore in mezzo al campo del Castelnuovo, che spiana la strada alle ripartenze di Angelilli, che si appoggia su Oggiano, bravo poi a disegnare una parabola imprendibile per Natale. I laziali giocano con un altro piglio questa ripresa e ribaltano la contesa al 24esimo con Angelilli, bravo a liberarsi di un avversario al limite dell'area di rigore, e poi con un destro a giro va a togliere la ragnatela della porta difesa da Natale. Il Castelnuovo a questo punto accusa il colpo e fatica a imbastire azioni degne di nota. Allora Di Fabio corre ai ripari e effettua un triplo cambio mandando in campo Manari, Sbarbati e Bregasi. Ma al 36esimo piove sul bagnato quando il direttore di gara, richiamato dal primo assistente Pulcinelli di Siena, estrae il rosso diretto a San Severino, reo di aver detto qualche parola di troppo dopo un rigore non concesso ai suoi danni. Ma il Castelnuovo ha 7 vite, nell'ultimo minuto di recupero agguanta il meritato pareggio con Sbarbati, più veloce di tutti, a mettere in rete un pallone vagante in area di rigore. Al triplice fischio finale, gioia in casa Castelnuovo per un pari insperato per come si era messa la partita nella ripresa. Domenica si torna in campo quando al comunale arriverà il Vasto Girardi. Mastica amaro invece il Cinzia Alba Longa per aver buttato via 3 punti proprio sul finale di gara. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e dal punto di vista tattico proprio una partita perfetta. Abbiamo fatto gol, non abbiamo concesso niente a loro, che è una squadra molto forte, soprattutto con, in alcuni elementi, molto tecnici, molto bravi. Guarda caso poi nel secondo tempo gli abbiamo concesso 2 ripartenze, perché abbiamo preso 2 gol su 2 errori, avevamo la palla noi, 2 passaggi sbagliati, con 2 ripartenze e 2 grandi eurogol da parte del Cinzia, e siamo trovati sotto. Poi dopo anche l'espulsione ci ha complicato un po' la vita, però questi ragazzi non mi finiscono mai di stupire, perché ci credono, non mollano mai, a differenza magari della domenica scorsa, dove chi era entrato magari non era entrato col piglio giusto. Oggi quelli che sono entrati sono stati veramente cattivi e ci hanno creduto fino alla fine. Il gol di Sbarbati è coronamento di una buona prestazione che non meritava sicuramente la sconfitta. Ecco, lei che era lì vicino, che cosa è successo nell'azione che ha portato all'espulsione di San Severino? Guarda, io ho chiesto al guardalinee per sapere le motivazioni, lui non mi ha voluto rispondere. Sono tornato dentro, ho visto il ragazzo che piangeva, diceva: mister, io guarda lì, non ci ho parlato per niente, stavo solo discutendo con l'avversario e ci stavamo dicendo delle parole, ma il guardalinee non c'entrava assolutamente niente. Questi
non lo so, devo credere al mio ragazzo, però cambia poco la sostanza. La cosa importante è che siamo riusciti a pareggiare questa partita, ci portiamo a casa questo punto che sicuramente fa, oltre alla classifica, fa molto morale. Contenti per il gol di Sbarbati, un ragazzo arrivato in punta di piedi tra mille problemi che finalmente ha coronato anche il sogno del primo gol col Castelnuovo. No, penso che siamo contenti tutti, dal primo all'ultimo compagno di squadra, dal primo all'ultimo dirigente, perché un ragazzo che ha attraversato un brutto periodo e col sacrificio, col lavoro si è messo in discussione, era tornato in formissima, si è rifatto male un'altra volta, quindi oggi è entrato, ha fatto gol, siamo strafelici tutti quanti per lui. Sottotono non direi, anche perché devo fare anche i complimenti al Vomano che ha fatto anche lei un buon primo tempo. È stata una partita nel primo tempo con un po' troppe occasioni sia da una parte che dall'altra. Evidentemente nel primo tempo tutte e due le squadre hanno cercato di offendere, ma offrendo troppo il fianco. Poi hanno trovato questo gol a fine primo tempo, quest'oggi portava bene i finali. E poi il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e credo che abbiamo fatto noi la partita per quasi tutto il secondo tempo. Quale sarà l'obiettivo dell'Alba Longa? L'obiettivo è quello di stare là insieme al gruppone, perché questo è un campionato, come dicono tutti, anomalo. Non si sa niente come può finire, partite sospese, si gioca ogni 3 giorni. Perciò l'importante è stare là nel gruppone e poi vedere chi è più bravo e soprattutto più fortunato a livello di infortuni, Covid e quant'altro.